Classici, classici, classici. A chi piace leggere, piace anche ad un certo punto confrontarsi con i classici. Allora ecco una rubrica dedicata proprio a loro. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Ciao ragazzi e bentrovati sul canale, se è la prima volta che venite io sono Martina e questa è la prima puntata, ecco chiamiamola così, primo appuntamento con questa rubrica dedicata ai classici, classical, perché classici per tutti, ma anche la chiamata dei classici, no? Che ad un certo punto nella vita di un lettore arriva, ad un certo punto ci chiamano questi classici, ci dicono che vogliono farsi leggere, vogliono ancora avere vita, perché i classici sono questo, sono quei libri che sono riusciti, proprio come i veterani negli eserciti romani, a sopravvivere a tantissime guerre, a tantissime battaglie, a sbaragliare tanti avversari che erano dei loro concorrenti nel momento in cui furono scritti e che poi invece sono stati dimenticati nel corso della storia. Quello che rimane sono loro, sono i classici sopravvissuti. E cominciamo oggi con il primo appuntamento, con il primo classico, che è un libro di Virginia Woolf, La signora Dalloway, libro piuttosto famoso. Io ve lo faccio vedere in questa edizione tradotta da Anna Nadotti per la casa editrice Einaudi, ma in commercio ce ne sono tantissime, diverse sono molto valide, io mi trovo questa. E parliamo di questo, La signora Dalloway, in inglese Mrs. Dalloway, quindi può essere che mi uscirà il titolo in entrambi i modi. È un libro che è diventato appunto molto famoso nel tempo ed è ambientato in un unico giorno, il 13 giugno del 1923. Quest'unica giornata, apparentemente uguale a tutte le altre, nella quale invece accadono una serie di cose che ci permettono di entrare in maniera più approfondita nella vita della signora Clarissa Dalloway. E mattina lei esce di casa per andare a comprare dei fiori, perché durante la serata aspetta degli amici, tiene una festa in casa. Lei è una signora ben messa, appartiene ad una buona famiglia e quindi vuole fare bella figura con i suoi amici. Esce e gira per Londra, gira per le strade di Londra, si ferma a Oxford Circus, intravede una macchina dentro la quale forse potrebbe esserci qualcuno della famiglia Reggia, dopodiché ritorna a casa. Si sistema un vestito che ha intenzione di mettere la sera e che deve ricucire un po', incontra un vecchio amico che arriva a trovarla in casa. Chi è questo vecchio amico? È Peter Walsh, un suo vecchio ammiratore con il quale forse avrebbe potuto sposarsi, ma che lei ha rifiutato per fare una scelta di comodo, per scegliere Richard Dalloway, che invece è un uomo molto più posato, sicuramente meno passionale di quanto poteva essere Peter Walsh. E durante la sera poi arrivano gli amici, arrivano tutti e arriva anche una notizia che passerà quasi inosservata, quasi inascoltata da parte di tutti, ad eccezione appunto di Clarissa Dalloway, e fra poco vi dico qual è. Questo romanzo quindi non è che abbia chissà quanto da raccontare, non ci sono tantissimi avvenimenti dentro, ma è proprio l'ambientazione e l'introspezione psicologica che lo caratterizzano. Clarissa è un personaggio apparentemente molto semplice, una donna apparentemente frivola, fatta di poche soddisfazioni, che si vede contenta se riesce a realizzare un bel banchetto, a rendere felici i suoi amici. Questo sembra all'inizio. In realtà, man mano che il romanzo va avanti, viene fuori una personalità molto più complessa, sicuramente molto più profonda e anche più disturbata. Sapete che Virginia Woolf aveva dei problemi psichici, ha avuto delle crisi più volte che poi l'hanno condotta alla scelta del suicidio alla fine. Però all'interno di questo personaggio probabilmente c'è molto più di quanto possiamo pensare di Virginia Woolf, c'è molto dentro la sua testa, dentro questi suoi continui salti che la portano a staccarsi dal mondo e a pensare alla morte, alla solitudine, al vuoto. Mentre lei passeggia per le strade affollate di Londra, noi abbiamo questo spot improvviso all'interno della sua mente. Virginia ci porta là dentro, dentro la testa di Clarissa, che invece di pensare a quale potrebbe essere
l'abbellimento migliore per la sua casa, ad un certo punto si scollega dal mondo e si chiede che senso ha la vita. E già questo ci fa capire che è un personaggio molto più complesso di quanto apparentemente potrebbe essere. E man mano la sua complessità diventa maggiore fino appunto al momento finale. Cosa succede alla fine? Cosa succede quando arriva questa notizia in casa di Clarissa durante la festa? Succede che un neurologo, un medico che è invitato alla festa, arriva dicendo che è appena avvenuto un suicidio, un uomo si è tolto la vita. Chi è quest'uomo? Si chiama Septimus Warren Smith ed è un uomo che è un giovane che aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale, carico di tanti ideali, di tante aspettative, di tante promesse, e invece è rimasto travolto dalla violenza della guerra ed è rimasto sconvolto anche dopo, al punto tale da avere delle allucinazioni, continuare a vedere degli amici, continuare a vedere queste immagini di morti e poi buttarsi giù dalla finestra. Questa scena è una delle più belle di tutto il romanzo, perché in questo momento ci sono tutti gli invitati a casa di Clarissa, tutti che si divertono, tutti che mangiano, tutti che ballano, e all'improvviso arriva questa notizia, ma nessuno sembra essersene disturbato, nessuno sembra essere troppo toccato da questa notizia. È come una sequenza cinematografica in cui tutti continuano a ballare, a muoversi, a chiacchierare fra loro, a spettegolare. E l'unica che si mobilizza e capisce la gravità di quello che è accaduto è Clarissa. Su di lei si ferma l'immagine, o forse lei rimane l'unica a colori mentre tutto il resto diventa in bianco e nero, o al contrario, come la vostra immaginazione può preferire. Lei è l'unica che riesce a sentire questa empatia nei confronti di Septimus, è l'unica che riesce a comprendere quanto grave sia stata la sofferenza lontana di un altro essere umano. Due personaggi che si incontrano va proprio di striscio durante la mattinata e che non si conoscono, ma che in questo momento della rivelazione si capiscono. La scelta finale di Septimus viene compresa da un altro essere umano e qui capiamo la grandezza di Clarissa, ma anche la sua affinità con Virginia Woolf. È un romanzo che è un romanzo a onde, non è un caso che poi dopo Virginia scriverà un altro romanzo molto celebre che è The Waves, appunto le onde. Un romanzo a onde perché è un romanzo che continuamente sale dalla vita alla morte, dalla conquista alla perdita. È un romanzo che parla della perdita della giovinezza, della perdita delle speranze, quelle di Septimus che è tornato dalla guerra non le ha più, ma anche di Peter Walsh che sperava di poter sposare Clarissa e invece è rimasto deluso. Ed è un romanzo in cui ci si continua a chiedere continuamente nella mente di Clarissa, così vale veramente la pena essere qui ed essere vivi? E in questo continuo ondeggiare, in questa continua marea, c'è comunque una forza centripeta che riporta sempre all'interno. Tutti i personaggi escono da questa casa, dalla casa dei Dalloway, è come se ne volessero andare il più lontano possibile, però c'è un'altra forza che li spinge verso l'interno. Clarissa ha un rapporto complicato con la figlia, una figlia che si chiama Elizabeth, e questa ragazza non è fortemente legata alla madre, sembra essere più legata, non si capisce bene perché, ad una governante che è la signora Killman, una signora che ha delle idee completamente diverse da quelle dei Dalloway, è una donna molto, molto chiusa, molto ferma, molto religiosa, anche molto rigida sulle sue posizioni, sembra quasi riuscire a trascinare Elizabeth Dalloway all'interno della sua sfera, cosa che stupisce e addolora profondamente Clarissa, la madre di Elizabeth. Eppure ad un certo punto Elizabeth deciderà di tornare dalla madre, quasi spinta dalla necessità di tornare a casa. E questo lascerà profondamente delusa la governante, ma darà un senso di momentanea rivalsa a Clarissa. Lo stesso desiderio di ritornare, quindi questa stessa forza centripeta, ce l'ha anche il marito di Clarissa, ce l'ha Richard, che noi a un certo punto vediamo, lo troviamo ad un banchetto a casa della signora Bruton, una sorta di brunch, partecipa a questo pranzo con loro. E ad un certo punto non si capisce perché c'è una forza che lo richiama verso casa, che gli dice che deve portare un regalo alla moglie, con la quale ha comunque un rapporto molto freddo, un rapporto che non è sicuramente passionale. Appunto, il rapporto passionale Clarissa poteva averlo con Peter, ma ha rinunciato per avere degli agi, per poter godere di una vita migliore. E Richard a un certo punto si sente richiamato da questa forza centrale, dalla forza della casa, da questa gravitas della casa, c'è bisogno di ritornare indietro, e quindi
È anche un libro che fa delle onde fra la leggerezza di volersi rendere frivoli, liberi, legati soltanto a piccole cose della vita quotidiana, e in realtà una forte pesantezza che è quella del pensiero, della riflessione, del chiedersi ma noi chi siamo, a cosa serviamo. È una lettura non semplicissima, proprio perché Virginia Woolf adoperava questa tecnica del flusso di coscienza, che era la tecnica anche di Joyce, però mentre in Joyce è molto più complesso anche il riferimento ai simboli, le stratificazioni interculturali, ci sono tantissimi riferimenti all'Odissea nel suo Ulisse, chiaramente. Invece qui è tutto un viaggio introspettivo, un flusso di coscienza molto più femminile, molto più interno. Il libro viene pubblicato nel 1925, è lo stesso anno in cui Virginia Woolf fa uscire The Common Reader, che era una raccolta di saggi, all'interno della quale si trovava Mr. Bennet and Mrs. Brown, un libro che faceva proprio il punto della situazione e anche delle previsioni quasi profetiche su quella che è la letteratura dell'età edoardiana. E il libro apre un po' le vie per quella che sarà la produzione successiva della Woolf. Già aveva pubblicato prima La Crociera, poi arriveranno tutti gli altri capolavori. C'è chi ritiene che il capolavoro sia Mrs. Dalloway, ma la maggior parte non è d'accordo, pensa che sia Gita Alfaro, To the Lighthouse. E, insomma, è un'autrice tutta da scoprire. Può piacere, può non piacere, sicuramente il suo modo di scrivere ha cambiato un po' la storia della letteratura, l'approccio alla letteratura. Una curiosità per finire: inizialmente questo romanzo si doveva intitolare Le ore, The Hours, perché? Perché questa giornata è scandita dal ritmo del tempo che passa, del Big Ben che suona queste ore, questo tempo che passa inesorabile, segna appunto la perdita della giovinezza, la perdita della possibilità di riscatto. E Michael Cunningham è un autore che qualche anno fa ha scritto un libro intitolato appunto The Hours, Le ore, in cui uno dei personaggi protagonisti è niente meno che Virginia Woolf. Quindi vi invito a leggere Virginia Woolf, a leggere La signora Dalloway, vi invito a scrivere sotto nei commenti se avete letto di recente questo libro, se lo avete letto nel passato, se vi piacerebbe leggerlo e insomma condividere con noi quelle che sono state le vostre impressioni o le vostre aspettative. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video e un bacione a tutti. Ciao!